Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Hello bella gente, benvenuti. Oggi vi spiegherò come creare un fantastico effetto vintage usando una semplice applicazione sul vostro smartphone. Tutto ciò che vi servirà per creare questo effetto è il vostro smartphone e un po' di spazio libero, perché altrimenti non potrete scaricare l'app. Bene, dopo aver procurato tutto il necessario, vi basterà andare sull'App Store oppure sul Play Store, in base al dispositivo che avete, e cercare UGI. Il primo risultato sarà quello che vi servirà e sarà l'applicazione che ci permetterà di dare l'effetto vintage alle nostre foto. Vi basterà installarla e dopo che avrà finito il download ve la troverete appunto sul dispositivo. Dopodiché l'aprirete e come potete notare si presenterà come una di quelle vecchie macchinette usa e getta. Il design ovviamente non sarà di certo di ultima generazione, ma secondo me per i più nostalgici può andare davvero molto bene. Quest'app vi permetterà di fare diverse cose, come per esempio attivare o disattivare il flash per le diverse luminosità, per esempio se siete in una stanza buia vi converrà attivare il flash così da avere una maggiore luminosità della vostra immagine. Potrete ovviamente scattarvi dei selfie oppure scattare con la fotocamera esterna, potrete attivare o disattivare diversi effetti di luce. Per esempio, se disattivate i diversi effetti di luce, l'effetto che vi darà sarà sempre lo stesso, mentre se li attivate vi darà diversi effetti di luce, come magari bruciato, non so se avete presente quelle foto, tipo con la linea rossa di lato, quello è appunto l'effetto bruciato, oppure comunque vi darà diversi effetti di luce in base alla luminosità della vostra foto e dove vi trovate. C'è anche la possibilità di disattivare o attivare la data, infatti se la disattivate non vedrete la data, se invece l'attivate potete vedere la data della vostra foto in basso. Tutto ciò è possibile farlo nel menu impostazioni e non ci vuole un arco di scienza, diciamo. Inoltre, una volta scattata la foto tramite quel bellissimo pulsantone enorme, potete trovarla nella sezione lab, ovvero laboratorio. Lì potrete cancellare la foto, salvarla oppure condividerla direttamente sui social. Se volete vedere delle foto vintage scattate da me, beh, vi consiglio di seguirmi su Instagram a @chiocciolerene.boiano. Lì troverete tutte le foto che scatterò ed è già uscito un selfie insieme a mia sorella in macchina. Seguendomi su Instagram ovviamente potrete farvi un'idea di quello che è l'app e di come può dare un effetto davvero molto carino alle vostre foto, soprattutto se siete dei nostalgici delle vecchie macchinette usa e getta e di tutto ciò che è vintage. Quest'app è davvero molto semplice nel funzionamento, è davvero molto semplice da utilizzare, quindi non credo ci vogliano chissà quanti tutorial. Se conoscevate già quest'app, beh, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Invece se la cercavate e vi è stato utile questo video, vi invito a lasciare un bel pollice in su e se vi va condividetelo con i vostri amici che magari potrebbero essere interessati a questa applicazione in modo da aiutarmi a crescere e a far conoscere il mio lavoro a più persone. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore per la visione di questo video, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, se avete altre idee su altri video che vorreste vedere fatemelo sapere qua sotto nei commenti e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!